giorno della memoria è 365 giorni all'anno, lo ha detto Liliana Segre in occasione del ricordo delle vittime dell'Olocausto. A Roma, Milano e in altre città, manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e tensioni nel capoluogo lombardo. Bufera sull'agenzia ONU per i rifugiati dopo le accuse del governo israeliano secondo cui alcuni funzionari avrebbero partecipato all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Diversi paesi, fra cui l'Italia, sospendono i finanziamenti. Gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione costano agli italiani 180 miliardi di euro, più del doppio dell'evasione fiscale, lo dice la CGA di Mestre. Tra le principali inefficienze ci sono il costo della burocrazia e la lentezza della giustizia. 15 anni fa moriva Mino Reitano, il successo arrivò nel 1968 quando scalò le classifiche con il brano Avevo un cuore, 7 presenze al Festival di Sanremo, amore, emigrazione e sud, i temi delle sue canzoni. Le 20:31, ben ritrovati negli studi del TG 2000. Nel giorno in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto, Liliana Segre ribadisce la sua condanna all'indifferenza che nasce dal buio delle menti. Il giorno della memoria per me è 365 giorni all'anno, dice Marco Burini. Il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa arrivano ai cancelli di Auschwitz. Davanti al mondo si spalanca l'abisso della desolazione, la Shoah. Nel 2005 l'ONU istituisce la giornata della memoria per le vittime dello sterminio. Ebrei, ma anche rom, omosessuali, prigionieri politici e altre minoranze che la Germania nazista e i suoi alleati volevano eliminare dalla faccia della terra. E nessun carnefice che abbia fatto mea culpa, dice Liliana Segre ricevendo la laurea in scienze storiche alla Statale di Milano. Qualcuno negli anni le ha chiesto scusa perché persona sensibile, religiosa, ma in modo ufficiale no. Italiani, brava gente, sorride amara la senatrice a vita. Preoccupata perché il 40% degli italiani, giovani soprattutto, non vota. Ma così il ciclo dell'indifferenza non si chiude mai, avverte Segre. Poi c'è chi sfregia il suo nome o invia minacce. Ma sono personaggi interessantissimi che io non solo vorrei incontrare, perché mi piacerebbe moltissimo chiedergli: scusi, ma perché, no? Cos'è antisemitismo, invidia, desiderio che sono morti troppo pochi, non devono morire di più? Non so, c'è qualche cosa in questi personaggi che secondo me è molto interessante e che non fa parte dell'indifferenza. Sul giorno della memoria è intervenuto anche Papa Francesco. Il ricordo e la condanna dell'orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi, avvenuto nel secolo scorso, aiuti tutti a non dimenticare che la logica dell'odio e della violenza non si può mai giustificare perché nega la nostra stessa umanità, le parole di Bergoglio. Anche secondo il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Zuppi, ricordare è un dovere e allo stesso tempo l'impegno a capire le cause e far sì che l'orrore dell'Olocausto non si ripeta mai più. Onorare le vittime di ieri, ha aggiunto Zuppi, significa combattere oggi ogni forma di antisemitismo, di pregiudizio e di discriminazione, contrastando i più piccoli semi di razzismo e di odio. E nel giorno della memoria, nonostante i divieti del Viminale, si sono comunque svolte in alcune città italiane le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. Tensioni a Milano. Alessio Orlandi. Da Milano a Napoli, da Torino a Bologna, da Trento a Roma, migliaia di attivisti, studenti, esponenti dei centri sociali, semplici cittadini hanno sfidato i divieti del Viminale e sono scesi in piazza a favore della Palestina. Questo Stato, questo governo che limita la libertà di manifestare per un popolo oppresso! Attimi di tensione a Milano, quando i manifestanti, radunati in piazzale Loreto, hanno tentato di sfondare il blocco delle forze dell'ordine per andare in corteo lungo via Padova. Un ragazzo che da un balconcino di un palazzo ha mostrato un cartello con scritto «Liberare Gaza da Hamas» è stato bersagliato di insulti dai manifestanti. Nella capitale, presidio a Piazza Vittorio, bandiere palestinesi, accuse di genocidio contro lo Stato ebraico, anche il manichino del premier israeliano Netanyahu vestito da deportato e quello di un bambino sporco di sangue. Se sarete dalla parte di chi vuole la pace, anche noi vogliamo la pace, anche noi vogliamo la pace, non si preoccupi. Anche Giorgia Meloni è intervenuta sulla Shoah. L'antisemitismo è una piaga da estirpare, ha detto Leonardo Possati.
Le leggi razziali rappresentano un disegno criminale e una vergogna. Giorgia Meloni condanna la Shoah e ogni forma di antisemitismo. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, da poco tornato da Israele, parla invece dei terroristi di Hamas che hanno attaccato i civili israeliani il 7 ottobre come delle nuove SS. Non è da meno l'opposizione. Giuseppe Conte invita a tenere alta la guardia contro i nuovi rigurgiti di antisemitismo, sulla stessa linea Elie Schlein, che però non dimentica la politica di tutti i giorni e annuncia la grande mobilitazione nazionale contro la legge sull'autonomia differenziata votata dal governo e che, secondo la segretaria Dem, creerebbe troppe disparità tra i cittadini delle differenti regioni. Oggi poi è stato inaugurato l'anno giudiziario delle corti d'appello in tutta Italia. Il ministro Nordio a Brescia ha ribadito l'impegno a colmare entro il 2026 gli organici dei magistrati. Ma i temi sono molti, tra questi l'emergenza delle carceri e da Milano il presidente della Corte, Giuseppe Ondei, invoca stabilità nel sistema rispetto alla bulimia di riforme. La giustizia, dice, come prima cosa deve essere amministrata e finanziata. Quando ero in carcere la fede teneva alta la mia speranza, lo ha detto Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo accusato di essere l'autore della strage del Sinai e che dopo 33 anni di carcere al termine del processo di revisione è stato assolto per non aver commesso il fatto. Non provo rabbia, ho sempre sognato che arrivasse questo momento, ha aggiunto. Dopo lo scandalo della presunta partecipazione all'attacco di Hamas del 7 ottobre da parte di 12 dipendenti dell'Agenzia ONU per i profughi palestinesi, diversi paesi, fra cui l'Italia, hanno deciso di sospendere i fondi all'agenzia. Intanto a Gaza si continua a morire. Antonio Soviero. A meno di un giorno dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Aia, una donna e i suoi due figli minorenni vengono uccisi da un attacco israeliano sulla loro casa a Rafah. Eppure la Corte ieri ha ordinato a Israele di fare tutto il possibile per prevenire la morte, distruzione e qualsiasi atto di genocidio nella striscia di Gaza. Sono oltre 26.000 i palestinesi uccisi in 113 giorni di guerra. 2 milioni di persone sono alle prese con freddo, carenza di cibo, acqua, carburante e forniture mediche. A Can Yunis, i soldati di Tel Aviv battagliano per strada nella parte occidentale della città. Intanto è bufera sull'agenzia ONU per i rifugiati, dopo le accuse del governo israeliano, secondo cui alcuni funzionari avrebbero partecipato all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Il ministro degli esteri di Tel Aviv tuona: Israele farà in modo che l'UNRWA non ci sarà nel dopoguerra a Gaza. Hamas invece invita l'ONU a non cedere ai ricatti. Le accuse sono ancora da dimostrare, ma intanto Italia, Canada, Australia, Finlandia e Stati Uniti annunciano la sospensione dei finanziamenti. Irlanda e Norvegia invece fanno sapere che continueranno a sostenere l'agenzia, affermando che l'organismo delle Nazioni Unite svolge un lavoro cruciale per aiutare i palestinesi sfollati che hanno un disperato bisogno di assistenza a Gaza. Le forze americane hanno colpito una postazione Houthi nello Yemen dopo che i ribelli sciiti hanno attaccato una petroliera britannica nel Golfo di Aden. La nave colpita frontalmente ha preso fuoco, ma a distanza di ore l'incendio è stato completamente spento. Il governo yemenita ha chiesto il sostegno di Stati Uniti e Arabia Saudita per evitare che gli Houthi organizzino nuovi attacchi alle navi del Mar Rosso. E siamo alla situazione in Ucraina. Il presidente russo Putin torna ad accusare Kiev per l'abbattimento dell'aereo sul quale, secondo Mosca, viaggiavano 65 prigionieri ucraini. Vito De Torre. Revanchisti e neonazisti. La Russia sconfiggerà i nazisti di oggi. La frecciatina di Putin è indirizzata al presidente Zelensky, che risponde accusando la Russia di cinismo, colpevole di giocare con la vita dei prigionieri di guerra e delle loro famiglie. Zelensky si riferisce all'aereo russo abbattuto da un missile lanciato dalla contraerea ucraina. Su quell'aereo c'erano solo missili, ripete Kiev da 2 giorni. Secondo Mosca, invece, a bordo c'erano 65 prigionieri dell'esercito ucraino pronti ad essere liberati. Le autorità russe oggi hanno diffuso un video, poco chiaro a dir la verità, dove si vedrebbero alcuni prigionieri di guerra ucraini mentre salgono a bordo di un aereo da trasporto militare identico a quello che è precipitato in Russia nella regione di Belgorod. Il comitato investigativo di Mosca però non ha specificato l'orario e la data in cui sono state girate queste immagini. I servizi segreti ucraini, ha dichiarato Vladimir Putin, sapevano che stavamo trasportando 65 loro
loro militari. Sapendo questo, hanno colpito l'aereo. Non so se è stato un errore o un atto voluto. La certezza è che l'hanno buttato giù. Poi l'affondo contro i vertici militari ucraini. Chi ha lanciato quel missile è scarsamente addestrato, prosegue Putin. O imparano male da soli o non sono in grado di gestire adeguatamente questi sistemi che sono americani o europei. Cambiamo argomento. Secondo l'OCSE, in Italia il PIL pro capite potrebbe aumentare del 3,5% entro il 2050 se venissero rafforzate le politiche attive sul lavoro e se fosse ridotto il divario di genere. Raffaella Frullone. Una percentuale di giovani che non studiano né lavorano tra le più elevate, scarsi risultati nell'istruzione terziaria che rispecchiano finanziamenti al lumicino, disoccupazione giovanile a livelli preoccupanti. Sono i dati contenuti nell'ultima indagine economica dell'OCSE, secondo cui è fondamentale per il nostro paese incrementare la quota degli occupati. Secondo l'organizzazione parigina, ad incidere sul livello della partecipazione femminile al mercato del lavoro è un nodo fiscale che favorirebbe le famiglie monoreddito. Secondo l'OCSE, inoltre, l'aumento del numero di iscrizioni all'istruzione terziaria potrebbe far crescere il PIL pro capite dell'1,5%. L'indagine rileva inoltre come il nostro sistema universitario penalizzi i ricercatori più brillanti, spingendoli all'emigrazione, a causa di retribuzioni basse e di mancanza di incentivi legati alla performance. Se l'Italia implementasse politiche attive, istruzione terziaria e favorisse il lavoro femminile, secondo l'OCSE, potrebbe vedere aumentare il PIL pro capite del 3,5% entro il 2050. Gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione costano agli italiani 180 miliardi di euro, più del doppio dell'evasione fiscale, lo dice la CGA di Mestre. Sentiamo Antonella Mazza Teruel. Non è una giustificazione di chi non paga le tasse la netta presa di posizione dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, per cui in Italia abbiamo più sprechi che evasione. Ecco i dati. Secondo l'ultima relazione del Ministero dell'Economia, l'evasione assommerebbe a quasi 84 miliardi di euro, ma è un importo pari alla metà di quello che cittadini e imprese sarebbero chiamati a sostenere a seguito di sperperi e inefficienze della pubblica amministrazione, pari ad almeno 180 miliardi annui, stando agli artigiani di Mestre, che elencano e quantificano cosa non funziona. Il costo annuo sostenuto da imprese per la gestione con la burocrazia è di oltre 57 miliardi, di quasi 50 miliardi i debiti commerciali della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori. Poi c'è la lentezza della giustizia, che al sistema paese costa 2 punti di PIL all'anno, che equivalgono a 40 miliardi di euro, da sommare alle inefficienze e sprechi della sanità pari a quasi a 25 miliardi annui, a quelli del trasporto pubblico di 12 miliardi e mezzo. In sintesi, fa notare l'ufficio studi della CGA, ci sono ragionevoli certezze nel ritenere che nel rapporto tra lo Stato italiano e il contribuente sia proprio quest'ultimo il soggetto maggiormente penalizzato. Giornata di udienze per Papa Francesco, dall'incontro con l'associazione impegnata nell'accoglienza degli organi di guerra a quello con i cresimandi pugliesi. Cristiana Caricato e Rita Salerno. Ricominciare, rinascere dopo il trauma peggiore, la perdita dei propri genitori, della propria famiglia, della casa o delle certezze. E quello che accade ai bambini di Mbare in Ruanda, grazie all'esperienza di solidarietà e testimonianza di Nolite Timere Onlus, l'organizzazione nata 25 anni fa per accompagnare le piccole vittime del terribile genocidio nella regione dei Grandi Laghi. Il Papa riceve in udienza volontari e benefattori accompagnati dal nunzio Monsignor Salvatore Pennacchio. A loro chiede di colmare con l'amore e l'amicizia i tanti vuoti lasciati dalla guerra ai bambini. La guerra e le armi tolgono il sorriso e l'avvenire ai bambini, e questo è tragico. Una rete di affetti che supera differenze di età, nazionalità, cultura e condizione sociale, aprendo i cuori alle necessità dell'altro, forgiando artigiani di misericordia e di pace. Preghiamo che cessino nel mondo violenze e conflitti, a causa dei quali ancora purtroppo troppi bambini continuano a soffrire, ad essere sfruttati, a morire. E facciamoci eco con forza delle parole di San Paolo VI, mai più la guerra, mai più. Chi di voi conosce la data del suo battesimo?
Pochi, Papa Francesco torna a parlare dell'importanza della data del battesimo con il foltissimo gruppo dei cresimandi della diocesi di Bari-Bitonto, ricevuti in aula Paolo VI. La data del battesimo è importante perché sancisce l'ingresso alla vita cristiana che dura per sempre, sottolinea Bergoglio. La data del battesimo va festeggiata ogni anno come un secondo compleanno. Fatevi fare anche la torta con le candeline. Una torta in più, mica male. Ai ragazzi Francesco cita l'esempio di un altro ragazzo, Carlo Acutis, un tipo davvero speciale, ricorda il Papa. Soprattutto era appassionatissimo di Gesù e perché era molto bravo a muoversi in internet, l'ha utilizzato a servizio del Vangelo. Infine il Pontefice invita i presenti a ricordare che Cristo ama incondizionatamente e aspetta sempre tutti. A Cagliari il presidente della CEI Zuppi interviene alla celebrazione nazionale di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, organizzata da LUXI, l'Unione della Stampa Italiana, e richiama a dare attenzione agli ultimi, i nostri influencer. Lo sentiamo. Parlare della vita vera, rendere vicina la vita vera, la vita così com'è. Per questo i nostri influencer sono i cosiddetti invisibili, che poi sono quelli più visibili a tutti, e sono quelli che un'idea pornografica, diciamo così, esibita della vita umilia, e che invece è la vita vera di tutti quanti noi. I veri influencer sono chi ci ricorda la fragilità, cioè l'umanità. 15 anni fa l'addio a Mino Reitano, nelle sue canzoni i temi dell'amore, del sud e dell'immigrazione. Francesco Durante. Questo cuore che ti amava tanto. Aveva studiato 8 anni al conservatorio Beniamino Reitano, noto a tutti col diminutivo di Mino. Dopo l'esordio nella natia Calabria e un'esperienza in Germania suonando musica rock insieme ai suoi fratelli, raggiunse il successo nel 1968 quando scalò la Hit Parade con il brano Avevo un cuore. Una chitarra, 100 illusioni. Nello stesso anno il 45 giri, Una chitarra, 100 illusioni, qualificato disco d'argento. Erano i giorni che al nostro amore. Pieno di vitalità e di passione interpretativa, Mino Reitano ha cantato i temi dell'amore romantico, del sud d'Italia e dell'emigrazione, conquistando giovani e adulti. Era il tempo del 1971 vince la rassegna Canora Un disco per l'estate con Era il tempo delle more, uno dei suoi brani più venduti, mentre nel 1988, quarta delle sue 7 presenze a Sanremo, torna al grande successo con la canzone Italia. Si esibì dal vivo per l'ultima volta nel 2007, 2 anni prima della sua morte, avvenuta ad Agrate Brianza il 27 gennaio 2009, all'età di 64 anni. Prima di chiudere vi ricordo che questa edizione del telegiornale sarà disponibile su Play 2000, l'app di TV 2000 gratuita, scaricabile su tutti gli store digitali. È tutto, vi lascio al meteo e alla messa. L'informazione del TG 2000 torna domani alle 18:30.